Oggi occupa il PD all'Assemblea del Partito Democratico, che cosa chiedete e qual è il motivo per cui siete qui? Dunque, siamo qui, ci siamo dati appuntamento più o meno da tutta Italia, quindi ci sono ampiamente rappresentati calabresi, torinesi, bolognesi, c'è cioè Reggio Emilia, c'è cioè qualcuno che è arrivato dall'Aquila, per chiedere tutti insieme quattro punti che sottoponiamo ai delegati dando questo volantino che distribuiremo all'entrata. Uno è il reset della dirigenza che ci ha portato a questo disastro e ci ha portato a un governo che fondamentalmente nessuno voleva, anche perché ci siamo raccontati altro per tutta la campagna elettorale e per i due mesi successivi. Il secondo è un congresso ampio, partecipato, aperto come è sempre stato, perché riteniamo che soprattutto dopo la questione dei 101 sia necessario ridiscutere insieme le fondamenta di questo stare insieme nel partito. Cioè, secondo noi questo è il momento di una nuova costituente del partito, un momento in cui ridiscutere e spalancare le porte invece che chiuderle, spalancare le porte, far entrare chiunque si è sentito anche escluso in questi anni, per farlo partecipare a una discussione che porti finalmente a ricominciare a fare proposta politica, perché evidentemente è mancato del coraggio in questi anni, gli elettori se ne sono accorti, infatti non ci hanno premiato, per cui adesso è il momento di ricominciare a dire delle cose, molto semplicemente. Il terzo punto è il partito aperto, un partito che ricomincia ad ascoltare la base, gli elettori e i suoi iscritti, perché è sotto gli occhi di tutti uno scollamento abbastanza evidente, e le persone che bruciano le tessere, che le riportano indietro, che appendono i post-it sulle porte dei circoli con scritto rivolgo indietro il mio voto, quindi ricominciare ad ascoltare. E l'ultimo punto è risposte chiare su questo governo in termini sia di tempi che di obiettivi, perché il discorso di Letta iniziale ci è sembrato un discorso molto molto ambizioso di un governo politicissimo che mira a stare in carica almeno 5 anni, quindi questo un po' ci spaventa, perché quantomeno speravamo che fosse un governo di scopo e che durasse il giusto per riportare il paese serenamente al voto con un'altra legge elettorale, invece non è stato così. Pensate che questa vostra iniziativa politica possa avere uno sbocco concreto al congresso, cioè un candidato da parte vostra? No, noi siamo di sensibilità diversissime, siamo anche di espressione di territori diversi, siamo tutte persone che magari alle scorse primarie per la premiership hanno anche votato candidati diversi. Non è questo il punto, noi stiamo cercando di porre un punto preciso, cioè basta con le correnti, perché le correnti sono quello che ha ucciso il partito nelle ultime settimane sotto gli occhi di tutti. Noi siamo controcorrenti, cioè andiamo oltre, vogliamo ricominciare insieme, anche perché noi siamo giovani, non solo giovani, non è una questione generazionale, è una questione di mentalità andare oltre le correnti. Però siamo qui tutti insieme proprio per dire andiamo oltre questa cosa, perché questa cosa non può portare altro che danni al partito. Senti, un'ultima cosa, la scelta di Epifani come diciamo traghettatore di questa fase dalla situazione attuale fino al congresso, come l'avete indicato? Allora, dal dibattito che c'è stato sui giornali, io mi limito a quello perché quello so, mi è sembrata una scelta di nuovo dettata da dinamiche vecchie, nel senso da logiche di correntizie, di discussione tra capi bastone, di compromesso in questo senso. L'assemblea decida quello che vuole decidere, l'importante per noi è che il reggente sia veramente un reggente, cioè che garantisca semplicemente di arrivare al congresso e che ci sia un congresso partecipato, come dicevo prima, e ampiamente partecipato ed aperto, e che non si candidi lui stesso, perché altrimenti è evidente che qui non assisteremo alla elezione di un reggente ma all'elezione del nuovo segretario del partito a porte chiuse, quindi ovviamente il punto importante per noi è questo, al di là dei nomi. Grazie, grazie a voi.